corsa, pronta a chiudere tutti i varchi difesi e a far scattare il mortifero contropiede. I gol sono scaturiti tutti nel primo tempo. Partenza handicap per i bianconeri che dopo appena 30 secondi subivano la rete di Campilongo, il quale approfittava di un'indecisione di Cavola per trafiggere l'incolpevole Infanti. Gli uomini di Orlandi alla mezz'ora restavano in 10 per espulsione di Papiri dopo un fallo ai danni di Pesacane con successiva reazione. Per gli uomini di Chiancone, nelle cui file sordiva Cardinale, spingendo sull'acceleratore si arrivava al pareggio al 35esimo. Potente tiro di Rossi, impercettibile deviazione di Tebbi, ma l'ultimo tocco era di Baia che firmava il primo gol stagionale. 4 minuti dopo Dantò siglava il raddoppio. Cross di Russo dalla destra, sponda di Baia e destro al fulmicotone per l'attaccante Acerrano che trafiggeva Sante. Vale la pena rivedere la prodezza che sorprendeva la retroguardia ciociara. Nella ripresa le zebrette subivano la spuriata iniziale dei padroni di casa con Infanti che al quarto negava il gol a Campilongo, ripetendosi sempre sul centravanti al 18esimo, ricacciandogli in gola all'urlo della rete. Sfruttando bene il contropiede, la Battipagliese aveva a disposizione ampi varchi, i quali si impuneavano a turno anche i centrocampisti. Da segnalare una brillante azione al 40esimo che però non veniva concretizzata. Prova encomiabile di tutta la squadra che ha